poi nel 400 sprint. Sono partiti, non abbiamo sentito il clacson di partenza. Suona la campana e dal prossimo giro punti subito Mattia Fioretti davanti. Vai, vai su Gabri. Eccolo. Dovrebbe essere diversi candidati alla podio, almeno al podio, poi sempre Fioretti, ci sembra gara ancora nelle fasi preliminari, con il gruppo si è tutto allungato perché comunque davanti si tira sempre forte. Vediamo cosa succederà con le prime volate, questa è la prima volata per i punti. Punti, punti, punti. 43, 14. Primi punti per Alessio Clementoni e Mattia Fioretti. Alessio Clementoni, anche per lui una carriera già lunga con titoli italiani, maglie azzurre, eccetera. Il ragazzo della Bosiga di Martin Sicuro, ricordo già campione italiano indoor nella categoria inferiore, addirittura a Pescara ormai due anni fa, considerando che il 2020 ce lo siamo perso. Punti, punti, punti. 14-68, 6-8. Questa volta sono due i punti per Fioretti e uno per Massimo Pierdicca. E aspettiamo, non sono ancora usciti allo scoperto Leopoldo La Rosa, Luca Zani, Andrea Finco, Gabriele Baglietta, autore di una gran gara su pista con una serie di attacchi e contrattacchi e poi una fuga. Questi sono i punti di meno. Sessantanove, trentanove. L'abbiamo chiamato Luca Zani ed è venuto a prendere un punto con i due di Elia Marchese. La gara comunque a Fioretti, vede Fioretti a tre punti, Clementoni e Marchese a due, Zani e Pierdicca a uno. Questa è la classifica provvisoria quando mancano ancora 13 giri. Quindi siamo ancora molto lontani dal traguardo. C'è un atleta che ha continuato dopo lo sprint. Lancia Gabri. 117-69. Abbiamo visto giusto, Federico Mairone ha fatto un numero dei suoi in questo giro. Senior femmine all'appello, seniores femmine all'appello, grazie. Passa anche Milandri, ma il traguardo, il prossimo traguardo ha ancora punti, ovviamente come tutti, punti di meno 12. Vanno molto vicino alle barriere sulla destra.
danni. 69, 52. E sono altri due punti per Elia Marchese, si fa vedere Baietta. Va a prendere il primo punto, allunga leggermente Marchese che ha tre punti di vantaggio, due punti di vantaggio su Fioretti, ma la gara deve ancora entrare nel vivo. Sembra Simone Proverbio dalla nostra postazione ad essersi portato in testa e ad aver ulteriormente incrementato l'andatura. È lui infatti che va a fare la volata, ma sono... Sotto, via di lì! 43-14. Torna Clementoni, tornano Clementoni e Fioretti e la gara è più incerta che mai. Quando siamo al traguardo di meno 10, anzi il prossimo sarà il traguardo di meno 10, quindi ultimi 6.000 metri, abbiamo già percorso 4 km ma i punti in palio sono talmente tanti. Dovrebbe essere Finco in questo momento davanti, sempre prendete queste nostre informazioni con il beneficio del dubbio, perché vediamo io ragazzi a oltre 100 metri di distanza. Ultimi 10 giri e punti di meno 10. .14 205, altri due punti per Fioretti e primo punto per Leopoldo La Rosa che si fa vedere, ha deciso di puntare sulla seconda parte della gara. È Baietta che si è portato in testa al gruppo a tirare, sono rimasti in pochini, sono una dozzina di atleti, sono i migliori. Zani all'esterno, un attacco sferrato adesso potrebbe essere decisivo e ogni punto è importante. Fioretti davanti a Marchese di un punto. Sotto, caduta a dai Fede 39-68. È caduto Romaione, che però ha la possibilità di tornare sul gruppo, il giro senza punti. Intanto erano due punti per Luca Zani e uno per Massimo Pierdicca al traguardo appena passato. Meno 8 al passaggio con Luca Zani ancora davanti. Federico Romaione sta recuperando, non deve avere troppa fretta, un po' di fretta sì, ma non troppa. Adesso ci sarà un'altra volata per i punti, dopodiché lui avrà possibilità di rientrare nella seconda parte di questo giro. È un atleta di valore, quindi probabilmente riuscirà a recuperare la volata dei punti di meno 8. Per me non ce la fa nulla, mi sembra stanco. Ecco che passa. Con Fioretti. Dai. 43-69 nel traguardo appena. Non li lasciano scappare. Con l'immersione. Punti di meno 7, vengono fermati i due doppiati, quando c'è la volata dei punti meno 7. 14-205, torna a fare una volata Mattia Fioretti, viene su anche Leopoldo La Rosa che va a prendere il secondo punto, sembra che qualcuno abbia intenzione di continuare. Clementoni davanti, poi
sono, c'è ancora ridotto il numero, sembrano Clementoni e la Rosa in prima e seconda posizione, vediamo, li vedremo poi in contatto visivo sul rettilineo finale. In questo splendido viale di Riccione, quando viene lanciata la volata dei punti di meno 6, ed è una grande volata, punti di meno 6. Vicino, vicino Gabri, vicino. 43, 205. Sono altri due punti per Alessio Clementoni, un altro per Leopoldo La Rosa che sta facendo come Elena Rossetto nella gara precedente, punto dopo punto, punto dopo punto, risale e poi vedremo se riuscirà a sferrare l'attacco decisivo. Per lui un gran dispendio di energie su pista, è anche caduto, ha partecipato a tantissime gare. Gabriele Baietta, Gabriele Baietta parte, sembra aver sferrato un attacco decisivo, sembra essere partito molto deciso, sembra essere partito non per fare solo la volata per i punti, vediamo. Ancora, ancora via! Punti, punti. Lui ha un coltellino. 14, 205, sono tornati davanti Mattia Fioretti che ora allunga e va a 10 punti, Fioretti, Clementoni e Marchese. Poi Leopoldo La Rosa con un'altra volata da un punto, sale al quarto posto provvisorio Mattia Fioretti, poi Alessio Clementoni. Vediamo cosa succede sul rettilineo opposto. Sì, deve riposarsi. Sembra Fiatica da qua, ora sta facendo anche buio, ancora più difficile a riconoscere gli atleti e i colori dei loro body quando questa è Senior Femmina all'appello, le richiamiamo quando è la volata di meno 4 punti, di meno 4. Sotto Gabri, vicino, via! Via, 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 via! Perché esce dalla scia? Fa il doppio da... 14, 205. Risale Leopoldo La Rosa e avanza, si innalza Mattia Fioretti. Che ora ha 4 punti di vantaggio su Clementoni, quando mancano 3 giri, mancheranno 3 giri al passaggio. Sono partiti in 3, si sono avvantaggiati in 3 sul resto del gruppo. Si sono avvantaggiati in 3 e escono in questo momento sul rettilineo finale, contatto visivo diretto per loro. Continua Gabri, continua, continua! Punti di meno 3. 26-59. Andrea Finco, Duracell, sta facendo come Giorgia Corsini nella gara precedente. No. Continua e prende un vantaggio già notevole Andrea Finco, primi due punti per lui andando a... Vedi? Però c'è ancora il giro della campana e poi ci sono i... meno due al passaggio, meno due, mi ero perso un giro, meno due, ci sono ancora tanti punti a disposizione. Andrea Finco, non volare, non volare, sotto bene. 26-43, sono altri due punti per Andrea Finco e uno per Clementoni, vediamo se Duracell avrà la gamba, come si dice in gergo, la gamba per continuare fino alla fine del gruppo. E ora è Leopoldo La Rosa che è partito, Leopoldo La Rosa, lo aspettavamo con l'azione decisiva, un'azione che può essere decisiva, non necessariamente la sarà, Finco ha sparato tutto in questi due giri e siamo al punti di meno uno, campana e ultimo giro. Sono ancora tanti punti a disposizione, la classifica vede Fioretti con 12 punti, Clementoni con 9.
Dai, Cam, dai, dai! 267, 205. Qui adesso tutti sono a tutta, stanno spalando tutte le energie rimaste. L'ultimo giro, è l'ultimo giro. Dai, Leo! Dai, Gabes, vola via quel gol. Sembra risalire, è Luca Zani che sembra il più fresco dei primi tre, ma ha un... è quarto, esatto, dei primi, sembra più fresco dei primi tre, non il più fresco, ma sembra più fresco dei primi tre. Traguardo finale, 3-2-1. Tutti sul traguardo finale. Dai, 267, 14, 39, va a prendere due punti.